I poliziotti del commissariato di Avola hanno eseguito due ordini di carcerazione nei confronti di Salvatore Iacono, 50 anni, e Sebastiano Vaccarella, di 38, entrambi avolesi. Il primo dovrà scontare una condanna a 9 anni e 4 mesi di reclusione, oltre al pagamento di una multa di 40.000 euro, mentre Vaccarella deve scontare una condanna a 8 anni di reclusione e al pagamento una multa di 30.000 euro. Entrambi sono stati condannati per reati che riguardano gli stupefacenti, commessi nei mesi di febbraio e marzo del 2006. In particolare, i due cedevano ad una terza persona dell'eroina che dopo l'assunzione causava la morte, appunto, di quest'ultima per insufficienza respiratoria acuta, a causa della quale sono stati quindi condannati anche per il reato di morte come conseguenza di altro delitto.